detta di via Pusterla, piomba del Consiglio Comunale Bassanese, le opposizioni chiedono perché non venga riaperta. Genitori di Beatrice donano i suoi occhi mentre si moltiplicano le testimonianze di affetto e di cordoglio. Cartigliano riparte dal concerto di Nomadi, il sindaco avverte tanti eventi nel rispetto della normativa. Marcesina porta i segni del disastro di Vaia, centinaia di camion carichi di legna attraversano Enowo ogni giorno. Turista si sente male ai calieroni di Valstagna, recuperato del soccorso alpino. Escursionista caricato da una vacca a Rozzo e circondato dalla mandria, tante botte, tanta paura. Domani al via le prime operazioni nel nuovo ospedale di Asiago, la sanità dell'US 7 riparte a pieno ritmo. Fuga di ammoniaca in azienda, paura in quartiere, famiglie evacuate e ARPAB sul posto. Giovani volontari per dare una mano e fare fatica nel segno della cittadinanza attiva. Buonasera, benvenuti al TG Bassano. Apriamo il nostro telegiornale con un tema molto caro ai bassanesi, ovvero quella della spiaggetta di via Pusterla, tanto amata dalla città ma chiusa ormai da qualche tempo. La politica se ne deve occupare perché le minoranze portano il tema in consiglio comunale. I bassanesi lo chiedono da un pezzo, noi di Rete Veneta pure lo chiediamo da un pezzo e ora lo chiede anche la politica. Perché il sindaco Elena Pavanna non apre la spiaggetta di via Pusterla? La domanda, nero su bianco, è fra le interrogazioni che le minoranze hanno inserito nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale di martedì 29 giugno. Chiediamo anche di riaprire quel luogo, di riaprirlo in particolar modo adesso, insomma, che si va incontro all'estate, perché non ha senso che rimanga chiuso, cioè non c'è nessuna giustificazione né formale, nel senso che la Regione ha comunicato con estrema chiarezza che al momento non c'è nessuna autorizzazione per costruire niente in quell'area. Al limite è sub giudice rispetto a una sentenza che ci sarà, se va bene, a fine anno o a inizio 2022, quindi non ha senso che adesso rimanga chiusa. Anche perché quel cancello si può aprire e chi può farlo è proprio Elena Pavan. Ci deve essere un'azione anche diretta da parte dell'amministrazione comunale e del sindaco, può, ha il potere di farlo, supportato da quella che è stata l'indicazione chiara della Regione. Nel frattempo i bassanesi continuano a rimpiangere quel fazzoletto di spiaggia all'ombra degli alberi, a due passi dal ponte e in pieno centro storico. È stata la spiaggia popolare di Bassano, dove i bassanesi appunto andavano nella Brenta, andavano in Brenta. Adesso, a maggior ragione, con il ponte restaurato, è un punto di vista bellissimo, privilegiato, che noi stiamo negando ai bassanesi, stiamo negando a tutti quelli che amano la nostra città. Fra la spiaggetta, le polemiche del quartiere Angarano per le vignette contro il sindaco, i malumori per il concerto sul Ponte Vecchio con tanto di terrazza privilegiata per i VIP, i dipinti del Da Ponte e via interrogando, il consiglio del 29 giugno si preannuncia davvero torrido. Talmente torrido che, per abbassarne un po' la temperatura, si potrebbe anche farlo nella spiaggetta di via Pusterla. Peccato che sia chiusa. Parliamo ora della vicenda di Beatrice, la 14enne morta nelle scorse ore per un'improvvisa crisi respiratoria. I genitori hanno donato gli occhi e arrivano tantissimi messaggi di cordoglio e di affetto. Beatrice non c'è più, ma i suoi occhi vedranno ancora. I genitori della 14enne spirata nella notte fra venerdì e sabato hanno voluto donare i suoi occhi, che permetteranno a qualcuno di vedere il mondo sotto una luce nuova. Eppure Beatrice era riuscita a far vedere a tutti quelli che le stavano vicino questo vecchio mondo con la luce nuova della forza, della voglia di vivere e di superare le difficoltà. Quel suo modo di vedere la vita ha piantato un seme in tutti noi, donando a tante persone una diversa consapevolezza su temi complessi come quello della disabilità. Un seme che sta già dando i suoi germogli nell'immenso volume di messaggi e testimonianze di cordoglio e vicinanza che stanno arrivando alla famiglia di Beatrice, con tutti i mezzi possibili e immaginabili. Una conferma, triste e dolorosa, di quanto Beatrice, con la sua forza e la sua visione delle cose e del mondo, ha saputo fare per chi le si è avvicinato anche solo per pochi minuti, per pochi istanti. Quel seme così forte, più forte della morte che si è presa Beatrice nei suoi 14 anni, a pochi giorni dall'esame di terza media, è affidato a tutti noi. È il seme della speranza che sa vedere più lontano, che sa guardare fino al domani.
Cambiamo argomento perché l'omicidio, brutale omicidio di Elisa Campeola avvenuto, vi ricorderete, qualche giorno fa sul Piave ha aperto un dibattito, un tema molto molto importante e molto complesso, che è quello delle persone con difficoltà che sono libere di andare, di fare, di muoversi e in questo caso anche di uccidere una persona. Ne abbiamo parlato con i bassanesi, sentite cosa ci hanno detto. Omicidio per mano di un pazzo che già era stato ricoverato per squilibri mentali, morta una 35enne con la sola colpa di essere andata in riva al fiume a prendere un po' di tintarella. Si apre un dibattito sulla questione della sicurezza personale da un lato e dall'altro il fatto che persone con squilibri mentali siano libere di movimento e di andarsene dove vogliono. Abbiamo chiesto ai bassanesi quali potrebbero essere le azioni giuste per prevenire episodi come quello accaduto nel Trevigiano. Secondo me, oltre il manicomio, comunque è gente che ha bisogno di essere curata 24 ore su 24, secondo me. Anche le terapie che fanno non sono sufficienti. Temo che molta parte dipenda dalla società in cui viviamo. Io ho questa visione, poi io credo in Dio, quindi secondo me un po' di amore più verso il prossimo, ogni giorno, ogni istante, meno attenzione nel lavoro, probabilmente questa serie di patologie si ridurrebbe. Sicuramente più attenzione al prossimo, e adesso non parlo di religione, ma avrebbe permesso di capire che questa persona aveva bisogno di essere aiutata prima, o comunque non messa nelle condizioni di nuocere a nessuno. Credo che stiamo vivendo un'epoca di estrema violenza in tante direzioni, questo è uno delle estreme violenze, con molto rammarico perché la vita è una cosa importante e fondamentale. A me batte il cuore per questa ragazza e anche per quello che l'ha, perché queste cose qua sono davvero orribili ancora al giorno d'oggi. Per me provare a comunicare fra noi, anche in famiglia, dire il star male prima che venga gigantesco, è la cosa che dovremmo imparare a fare tutti. Sapendo che questi hanno questo problema, tenerli, insomma, caspita, mica lasciarli così, pensare a qualcosa, controllarli, andare, non lo so, sì, ma liberi però. Cioè, è crudele, però non si può, no, perché anche in famiglia può succedere, poteva anche con i familiari. Purtroppo io ho lavorato in ospedale ancora ai tempi in cui c'era il manicomio e anche lì non veniva tutelato bene l'ammalato, di sicuro. Mandarlo nella società è stato un rischio ancora più grande, secondo me, perché non c'è nessuna prevenzione per questi tipi, per queste persone qua, insomma. Cartigliano riparte dalla musica, dando una specie di squilla, di sveglia a tutto il territorio, ma il sindaco avverte: faremo tanti eventi nel rispetto della normativa. Il Veneto riparte e riparte anche Cartigliano con le manifestazioni di un'estate che deve essere quella di un nuovo inizio. Sabato sera il concerto di Nomadi ha riportato oltre 1000 spettatori nella splendida cornice di Villa Morosini Cappello, in quella che suona come la sveglia per un intero territorio. Finalmente Cartigliano riparte. Cartigliano è un piccolo comune e come tanti piccoli comuni questi avvenimenti e questi eventi sono importantissimi per la vita stessa dei piccoli paesi e di tutti i cittadini. Ma non è tutto. Cartigliano si prepara a ospitare molti altri eventi, tutti nel rispetto delle normative anti-Covid. Cartigliano abbiamo un'estate importante, assieme alla Proloco stiamo organizzando ben 3 serate dove anche la piazza ritornerà a vivere. Non solo musica e spettacoli quindi. Ci sarà il premio Lavoro con un concerto di fronte Villa Morosini Cappello, la Sagra del Paese che con la Proloco stiamo cercando di organizzarla sempre nel rispetto delle normative anti-Covid, e a settembre ci saranno altri avvenimenti, di cui uno molto importante, che è un pomeriggio di studio con degli esperti che ci parleranno del palladio. E a ottobre ci sarà la mostra delle armi storiche e contemporaneo presso Villa Morosini Cappello. Cartigliano riparte anche la vita nella piana di Marcesina con la riapertura nelle maglie della stagione dell'alpeggio, il ritorno del turismo, ma si vedono ancora per la terza estate di fila i segni del disastro lasciato dalla tempesta Vaia. Questa è la terza estate
da quando Vaia ha cambiato per sempre probabilmente il volto di Marcesina, passando con la sua mano di gigante su questa piana fantastica, bellissima, e decisamente variandone i connotati. Cosa resta oggi di quel che ha fatto Vaia? Restano enormi cataste di legna come quella che vedete alle mie spalle, restano infinite ceppaie, resta una piana che è cambiata per sempre ma che conserva comunque tutto il fascino di un posto meraviglioso, di un posto magico. I cantieri forestali lavorano a pieno ritmo in Marcesina, accanto alle malghe appena riaperte e alle attività della piana incantata. Probabilmente parte del legname rimarrà dov'è, soprattutto nelle zone più impervie. Una media di 120-150 cami al giorno, fra andata e ritorno, che continuano a salire e a scendere. Questo naturalmente ha procurato una insomma abbastanza facile e comprensibile problema sulle strade. Resta quindi il problema del transito di mezzi pesanti destinati ai cantieri forestali, ma fino a quando il disastro creato da Vaia non verrà risolto, la situazione è destinata a rimanere invariata. Capite che sicuramente questo è diventato un problema che a noi sindaco, a me sindaco, preoccupa in modo particolare, perché è legato alla sicurezza di chi vi transita e naturalmente anche alla garanzia per le ditte che hanno appaltato i lotti di poter effettuare con rapidità più possibile l'esbosco e il trasporto del legname, perché prima finisce questa vicenda meglio è, per poter partire nel ripristino, nel recupero di tutta la nostra Marcesina. Torneremo da quelle parti per vedere come proseguiranno i lavori poi durante l'estate. Voltiamo pagina, cambiamo ancora argomento, parliamo del bilancio di esercizio di ETRA. Sono sindaci e amministratori degli oltre 70 comuni soci di ETRA e componenti del Consiglio di Sorveglianza che ha approvato il bilancio d'esercizio 2020 della Multiutility. All'analisi spiccano una serie di dati che confermano, nonostante la difficile congiuntura legata alla pandemia, una crescita dell'azienda. Si parte dal valore di produzione che supera i 186 milioni di euro con un utile 2020 di 10 milioni e mezzo di euro. Particolarmente importante è la cifra che ha riguardato gli investimenti, che crescono del 120% rispetto al 2019, toccando i 112 milioni e mezzo di euro, 145 euro per ognuno degli oltre 600.000 abitanti serviti in un territorio che copre tre province venete, Padova, Vicenza e Treviso. Numeri che potrebbero permettere ai comuni soci di concedere a fasce specifiche di clienti, famiglie in difficoltà o imprese penalizzate dal momento storico che stiamo vivendo, agevolazioni straordinarie nei tempi di pagamento delle bollette. Clienti, ma anche fornitori. 4 su 10 hanno la loro sede tra le province servite, più di 6 aziende fornitrici su 10 appartengono al territorio veneto, fornitori dei quali ETRA ha acquistato nel 2020 beni e servizi per più di 115 milioni di euro. Con questi dati, il commento di Andrea Levorato, presidente del Consiglio di Gestione, consentiremo ai sindaci di individuare le soluzioni strategiche più valide per rendere il territorio protagonista nello scenario regionale. Visto che parliamo di ETRA, vediamo la qualità dell'acqua che esce dai nostri rubinetti. Acqua, preziosa risorsa del territorio. Vediamo oggi i dati che attestano la qualità dell'acqua di quanto esce dal nostro rubinetto di casa. I risultati riportati rappresentano le medie sulle analisi effettuate da ETRA. Ogni anno 50.000 prelievi da analizzare e 2.200 campioni sull'acqua potabile. La durezza totale ha un valore di 23,1 gradi francesi. Il pH, ovvero l'indicatore di acidità, è di 7,84. Il residuo fisso, che esprime il contenuto salino dell'acqua, si attesta a 248 mg per litro. Il calcio ha un valore di 63 mg per litro, il cloro residuo è a 0,06. Il magnesio è a 17 mg per litro, il valore del potassio inferiore a 5 mg per litro. I risultati del monitoraggio interno dell'acqua potabile erogata sono disponibili sul sito internet www.etraspa.it, in cui è possibile trovare le principali caratteristiche dell'acqua comune per comune.
Apriamo la pagina della cronaca, andiamo in Val Brenta perché oggi un uomo, un turista, un vicentino che stava godendosi un pomeriggio di fresco ai cosiddetti calieroni di Valstagna si è sentito male. Per sua fortuna c'erano in zona i soccorritori del gruppo Forre del Soccorso Alpino Speleologico Veneto che stavano svolgendo un'esercitazione, lo hanno quindi, vedete anche dal numero insomma che si capisce, erano lì e si stavano allenando, l'hanno raccolto, salvato, portato a valle e l'uomo è stato poi affidato a un'ambulanza che è partita in direzione dell'ospedale di Bassano per tutti gli accertamenti del caso. Accertamenti del caso di cui ha bisogno anche un altro turista che si trovava oggi a Rozzo, nei pressi di Malga Posellaro, a 1500 metri di quota. L'uomo si è trovato probabilmente fra una vacca e il suo vitello. L'animale si è, per così dire, imbizzarrito, ha travolto l'uomo che è stato scaraventato a terra. Gli altri animali della mandria si sono avvicinati per vedere che cosa stesse succedendo. C'è stato qualche istante di paura. Gli animali sono stati poi scacciati dalle persone che erano con l'escursionista. Sono arrivati i soccorritori, è stato portato all'automobile e si farà visitare o si è già fatto visitare. Aveva comunque qualche botta, qualche sospetto trauma toracico. Vi racconteremo poi com'è andata a finire nel seguito della nostra informazione. Restiamo in altopiano perché domani iniziano le prime operazioni nel nuovo ospedale di Asiago. Sarà un giovane di 22 anni il primo paziente operato nel nuovo ospedale di Asiago, dove da lunedì 28 giugno saranno attive le sale operatorie e le degenze della chirurgia e ortopedia. Il trasferimento nella nuova struttura procede nel pieno rispetto del cronoprogramma che indicava appunto entro la fine del mese questo ulteriore passaggio. Nelle scorse settimane sono stati gradualmente attivati diversi servizi dal pronto soccorso alla radiologia ed è già stato completato il trasferimento delle degenze di area medica e della riabilitazione. Per il DG Carlo Bramezza l'avvio dell'attività chirurgica nel nuovo ospedale è un'altra tappa fondamentale anche per il potenziamento dell'attività chirurgica ad Asiago. Complessivamente saranno 6 i pazienti operati già da lunedì nella nuova struttura, mentre il programma dell'attività chirurgica per la prima settimana prevede complessivamente 46 interventi nelle 2 nuove sale operatorie allestite nel nosocomio. Prosegue il nostro viaggio nella sanità della San Bassiano e andiamo a vedere oggi il servizio di chirurgia maxillofacciale. Ad Otto un reparto, il nostro appuntamento fisso che vi accompagna a conoscere le varie realtà di eccellenza dell'ospedale di Bassano e che potete seguire ogni martedì alle 19.40, mercoledì alle 13.45, mezzanotte e mezza e domenica alle 16.15. Questa settimana parliamo dell'unità operativa di chirurgia maxillofacciale che si trova al San Bassiano, ma risponde alle richieste di tutta la pedemontana. Si divide tra l'attività ambulatoriale, durante la quale si eseguono visite e piccoli interventi chirurgici, e l'attività in sala operatoria per i casi più complessi. Molti i pazienti che arrivano qui per traumi o incidenti stradali, anche se il numero di questi ultimi, per fortuna, in calo. La chirurgia maxillofacciale è un grande parolone, no? per dire che si interessa della patologia cranica. Anatomicamente il cranio si divide in 2 parti, no? Quella parte dove c'è il cervello, che è il neurocranio, e quella parte che sta al di sotto, che è lo splacnocranio. Lo splacnocranio contiene le ossa della cavità orbitaria, lo zigomo, il ponte zigomatico, questo è il temporale, il mascellare, le ossa nasali, mascellare superiore, il mascellare inferiore, che sarebbe la mandibola. Per maxillofacciale ci sono 2 tipi di patologie, ambulatoriale e di sala operatoria. Il paziente, nel suo percorso standard, arriva dal pronto soccorso o da altri specialisti. Tra i compiti, fondamentale è la cura dell'immagine, dell'aspetto fisico ed estetico, che a causa delle cure può avere ripercussioni psicologiche pesanti. Le deformità della faccia, i tumori della faccia, creano nel paziente, oltre a un danno fisico, anche un danno psicologico. Quindi noi curiamo anche indirettamente anche queste problematiche. Dobbiamo capire che dietro a quelle ossa e quella pelle c'è un uomo che ci chiede aiuto. Andiamo a Campo San Martino per una fuga di ammoniaca.
Attimi di paura in un'azienda di Campo San Martino che si occupa della lavorazione di carni fresche e congelate. Per motivi ancora al vaglio, nella serata fra sabato e domenica si è verificata negli stabilimenti di via provinciale una fuga di ammoniaca che ha comportato l'evacuazione di una decina di residenti nella vicina via Mazzini. Sul posto i vigili del fuoco, l'amministrazione comunale, l'ARPAV e un veterinario. La fuga è stata rapidamente trovata e bloccata dai pompieri e l'allarme è rientrato. E a Villanova di Campo San Piero i ragazzi si preparano a fare fatica. Lunedì 5 luglio inizierà Ci sto a fare fatica, un progetto rivolto alle ragazze e ai ragazzi di Villanova di Campo San Piero dai 14 ai 19 anni. Coinvolgeremo i nostri giovani in piccoli lavori di manutenzione e sarà un'occasione per seminare una risorsa molto importante che è la cittadinanza attiva. Abbiamo raccolto la disponibilità di alcuni concittadini in pensione, ma giovani di età e soprattutto di spirito, che saranno ben lieti di assistere e ad insegnare materialmente quelle che sono i lavoretti da eseguire. Questa era l'ultima notizia del TG Bassano, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e vi lasciamo al meteo. Scegli di sentire bene tutti i suoni della tua vita. Scegli Punto Acustico. Scopri le innovative protesi ricaricabili che monitorano il tuo benessere e avvisano i tuoi cari in caso di caduta. Facili da usare anche con la mascherina. Bentrovati al meteo. Inizio di settimana ancora con l'alta pressione africana, dunque il caldo e l'afa non si attenueranno. Andiamo ad analizzare le previsioni meteorologiche per lunedì 28 giugno. Sul Veneto sempre bel tempo, sarà infatti una giornata ampiamente soleggiata. Come vediamo il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi o al massimo velato, ma non sono attese precipitazioni. Clima rovente con temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime comprese invece tra i 30 e i 35 gradi. Con la grafica ci spostiamo ora a Bassano del Grappa, dove la situazione sarà la stessa, poche novità rispetto ai giorni scorsi. Anche qui tanto sole dappertutto, il contesto risulterà decisamente stabile e senza piogge. Il cielo infine si presenterà sereno o velato. Dal meteo di Rete Veneta per ora è tutto. Arrivederci. Punto Acustico a Bassano, via Brocchi.